Amici, ma soprattutto amiche, le immagini che vi giungono sono quelle di oggi 4 settembre 2022. Come potete ben vedere, ci troviamo qui sul lago di Enni e più precisamente nel punto più a sud. Ecco, prego il regista Ubaldo Parenzo di farvelo vedere nel dettaglio. Vedete che ci sono alcuni camminatori sulla pista ciclabile. Prego il regista di zoomare se è possibile. Eccoli là. E vedete che camminano imperterriti. E adesso saliamo un po' più in alto e vi facciamo vedere il Monte Ballerino, che sarà oggetto prossimamente delle nostre escursioni. Lo vedete? Riportiamo l'immagine al naturale. Vedete? Mentre invece il monte più in là, ecco, precisamente quello lì proprio di fronte, è il Monte Torrezzo, che però abbiamo già affrontato 2 anni fa. E quindi quest'anno punteremo esclusivamente sul Monte Ballerino. Dicevo, ci troviamo qui sul lago di Garda e sul lago di Endine, scusate, siamo stati anche sul lago di Garda ovviamente, però è molto meglio qui perché non ci sono barche a motori, quindi si naviga molto ma molto meglio. Tenteremo ovviamente la circonnavigazione del lago per quanto sia possibile, se ce la faremo, perché ci abbiamo già impiegato un'oretta per arrivare qui. Siamo partiti dal punto centrale del lago e siamo arrivati qui al sud in poco più di un'ora, per cui per farlo tutto ci vorrà circa 3 ore e mezza, si suppone. Vedete come tutto là si intravede, anche la chiesa di Monasterolo. Ecco. Bene, a questo punto siamo giunti ai saluti. Salutiamo ovviamente Marina e Giacomo, che sono a Civezza. Abbiamo tentato di raggiungerli telefonicamente per informarli di questo evento, purtroppo non è stato possibile perché saranno a messa, si suppone, a quest'ora. Bene, andiamo avanti con i saluti. Dopo Marina e Giacomo salutiamo la Giovanna, la Jenny, il Gabriele, che è un nostro aficionados, e anche Bruno, marito della Jenny. E poi salutiamo anche tutti gli altri, in particolare la nostra Graziella, influencer, provetta, che sta dilagando sul web in questo periodo. Bene, a questo punto io vi saluto e vi rimando alla prossima attraversata del lago, che sarà tra qualche giorno, si suppone. Bene, io vi saluto qui con le immagini. Adesso passiamo una carrellata verso nord. Vedete che ci sono anche delle canoe, non si vedranno perché non abbiamo zoomato. C'è in corso una specie di regata velica. Bene, ci salutiamo qui e vi do appuntamento al prossimo filmato. Ciao a tutti!